La prima volta della Trevalli Varesine femminile, che impressioni le ha avuto? Lei che è abituata, insomma, alle grandi gare. Sì, davvero. Abbiamo una bellissima gara, una bellissima opportunità. Per noi è sempre migliore quando abbiamo una gara lo stesso giorno come uomini, perché ci sono tutti gente che vengono a vedere le gare e per noi è spettacolo. Quindi sì, siamo contenti. Sì, in effetti l'organizzazione è la stessa. Sì, esatto. Per il nostro sport è molto importante che essere le donne e uomini insieme, sì. Senta, che difficoltà ha trovato in questa gara? Quali sono le difficoltà della Trevalli Varesine? Difficoltà? Le circuiti sono impegnativi, ma mi piace tanto i circuiti con tanti salite, però oggi non è una gara lunghissima. Io preferisco le gare più lunghe, magari il prossimo anno aggiungiamo 2-3 volte di più. 2-3 giri così? Sì, sì. Allora glielo diremo gli organizzatori. Sì, sì, dicevo io, sì. Però è importante che abbiamo una bella gara qui in Varese, sì. Senta, cosa le è mancato proprio per il guizzo finale? Per cosa? Per lo sprint finale, cosa le è mancato? È iniziato troppo presto, sì, ma ho provato tanti volte nell'ultimo giro e ho provato ad andare via, però non funzionava e anche attaccato in salita l'ultima volta con manca 2 chilometri e sì, per me era un modo migliore per vincere, perché non sono una velocista, però sì, devo migliorare un po'. Sì. Beh, è arrivata molto vicino comunque alla vittoria. Senta, adesso il programma cos'ha? Che gare ha in programma? Quasi fine stagione adesso, abbiamo fatto mondiale l'altro weekend e di solito quello è l'ultimo weekend di stagione, però con Cover abbiamo qualche altre gare di più. Vado in Francia e ce l'ho un weekend di gare in Britannia. Ok, thank you, good luck for all. Grazie mille e grazie a tutti i genti, i varesini, perché nostra federazione australiana, noi abbiamo un base qui in Varese per tanti anni, tanti australiani e ciclisti cresciutono qui in zona, quindi è molto significa, è molto bello che corri qui oggi. Va bene. Ciao.